Ciao Doris, ben ritrovati dal vostro Silver, dal nostro amico Spider-Man di quartiere. Siamo qui, ecco, e già succede roba. Andiamo sulla mappa perché siamo tornati un attimino sulla mappa normale e fra l'altro guardate una cosa che ho scoperto simpaticamente, il contenuto scaricabile al 100%, la rapina del primo DLC ci è arrivato da solo, così, in scioltezza. Ho rimesso il costumino, quello normale, non ho fatto granché, ho fatto due missioni Sable in giro per la strada, quindi soliti pestaggi a trullalà e niente di che. Basta, andiamo a menare il camper là. Eravamo qui davanti a un posto della pizza, mi hanno rovinato l'attimo e quindi adesso questi le buscheranno doppie. Si tratta di evasione anche se non so. Non è così che ci si scambiano le assicurazioni. Ok. Servono rinforzi. C'è sempre un simpatico gigante. Vediamo un pochino, vediamo se posso ottenere qualcosa di. Ok. Benissimo, vediamo se riesco. Perfetto. Là. Siete smidollosi, fra l'altro. Vai così. Vai così. Fantastico. Benissimo. Sto rischiando tutte le penne di cui sono capace. Vuoi morire per caso? No, vai, tacca al muro. Volevo beccarmi i gettoni bonus, mica nulla di che. Ce l'abbiamo fatta? No, sono in scatola. No, no, non ce l'abbiamo fatta. Scusi, senza offesa, ma è vero che il pavimento non vale. Oh, allora, scaglia tre nemici contro altri avversari con la ragnatela. Ok, va bene. Va bene, non posso farlo. Ok, scusi, ma ho avuto un attimo di defiance. Va bene, brucia vivo. Fai un po' come ti pare. Io non è che mi offendo, Ok. È una strana concezione della distanza di sicurezza, mi fa sempre sudare sette gomiti. Vabbè, due punti bonus. In realtà questa cosa non è che serva a granché, mi serve semplicemente per implementare la quantità di crimini che andiamo a risolvere per il 100%, perché dobbiamo completare i quartieri, è questo in realtà che manca. Come vedete qui mi mancano due stazioni di ricerca e i cinque crimini Sable, nient'altro. Dell'ossigeno. Non è mia intenzione adesso stare a tediarvi l'asino, queste cose in realtà tenderò a farle off screen a chiacchiacci miei e anche cose tipo quelle di leggere i Delibia Bugo e robe simili, perché volevo solo vedere una cosa velocifera. Voglio andare un attimino a nord, concedetemelo. Ok, qui dovrebbe qua, no, non dovrebbe bastare affatto. Vediamo un attimino, andrò un attimino più a no. Ok, vabbè, vediamo. Se il titolo è ancora quello della gatta, perfetto. Ok, visto che siamo in prossimità, facciamo anche questo. No. Sento piovere elogi per Spider-Man negli ultimi tempi e non dico siano. Ti brucia il culo, vero? Ok, va bene così, c'è un po' di casino. Ok, no, vorrei giustamente. Ok, questo era abbastanza basilare, non vogliatemene, ma. Oh, anche questo ha il suo perché. Benissimo. Benissimo, guardi, sto soffrendo come un cane. Io la Sable la patisco particolarmente, ma ce ne faremo una ragione. Ragazzi, buona! Aio! Vediamo di magari farci degli amici invece che le loro sorelle. Buona! Grazie.
Non ci sto capendo un H. E come disse il buon Alessandro, il Silver ha solo due problemi con i videogiochi: i menu e i comandi. Poi per il resto tutto bene. Ecco. Benissimo. Un'orgia di botte proprio veramente sconfinate. Ma fa niente, non è che era mia intenzione sopravvivere per sempre. Cioè, prima o poi un eroe deve morire, che così dà il senso della sua eroicitudine, eroicità, eroicismo e altre cose che non sto a elencarvi ora, che non è il caso. Siccome non ho voglia di stare qui a fare queste missioni adesso, come vi dicevo, le farò un po' a cacchiacci me, perché bene o male le ho affrontate un po' la carlona per quello. Abbiamo territori contesi da andare a startare, perché è già 5 minuti che ciurliamo nel manico. Quindi diciamo che i 3 DLC fomenteranno una storia a parte, e quindi noi andiamo a scatenare la seconda parte di questa storia composta appunto dai 3 DLC. Siamo rimasti alla morte presunta di Felicia, che a noi ci puzza, ma ci puzza veramente tanto, perché sappiamo benissimo che i gatti hanno 9 vite e siccome questa cosa si è già manifestata col suo babbino, ecco, che ha fatto il furbacchione, ci ha incastrato, quindi non ce la conta giusta. E siccome lei non ce la conta giusta, noi non la seconderemo nella speranza del... Esatto. Watanabe, rapporto sul caso. Uh-huh. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa, forse morta. Sì, andata a insegnare le cinci allegre a cinci allegrare. Per ricattare i vertici delle altre famiglie. Uh-huh. Ma ha commesso l'errore di tradirlo. E così il padrino si è vendicato, usando le armi della Sable. Uh-huh. Hardy e le prove ricattatorie sono entrambi spariti nell'attacco. Uh-huh. Ora Ammered vuole la testa degli altri boss. Non potendo più ricattarli, è come si suol dire andato ai materassi e spera di eliminare gli altri padrini con la forza. Uh-huh. Per farlo, ha pensato di impossessarsi delle armi pesanti lasciate in città dalla Sable. Abbiamo requisito tutto l'equipaggiamento possibile, ma la situazione è seria. In furia una guerra tra bande, New York è sotto il fuoco incrociato. Mm-hmm. Ma la fortuna comincia a girare. Il Maggio ha bloccato Ammered nel vecchio sanatorio di Harlem. Se teniamo impegnati i suoi uomini con un diversivo, potremmo infiltrare una squadra nell'edificio e prenderlo vivo. Abbiamo una sola occasione, vediamo di non sprecarla. Ok, mi sono distratto un attimo, che è successo? Stavo pensando alla cena, alla pizza. Niente, tutto a posto, non è successo nulla. Si mette male. Ci siamo quando vuoi. Ricevuto. Ah, ci sono sempre delle donne in mezzo, stavolta l'asiatica. Bene. Pronti, signori? Sarà contento l'amorosa. Bello. È contro il regolamento. Scusi, capitano. È un regalo di mio figlio. È raro lavorare con un supereroe. Chiuderò un occhio per questa volta. Ora pensate alla missione. Ma è quello di Spider-Cop. Spider-Cop, Spider-Cop. Mhm. Comincia la festa. Comoda la vita, eh? E fra l'altro fresca l'insalata. Benissimo. È sempre bello usarne uno per picchiarne 100. Avete letto L'arte della guerra, il capitolo sull'inganno? No? Cioè, usarne uno per picchiarne 100 e poi lui mi parla dell'arte della guerra, e insomma, citazioni colte a profusione. Ci sono dentro fino al collo. Ovvio. Mm-hmm. Non riesco a credere che Ammered abbia scelto per base un sanatorio in rovina. Sì. No, aspetta. Ha un po' di fantasia. Devo solo distrarre questi cerchi mentre Yuri e i suoi entrano nell'edificio e portano via Ammered. Mm-hmm. È sempre bello usarne veramente di cotte e di crude. Serve un nome per gli altri padrini. Mm-hmm. Alce può andare? No, è un animale maestoso. Non credo. Stingray, la razza che riprende il tema acquatico. Nah, sto sparando a caso. Sì, decisamente. Anche loro sparano abbastanza a caso, però occhio che loro te becchino. Ogni tanto Spidey c'ha quella di essere un po' un bifolco all'occo, eh. Benissimo, grazie, ringrazio tantissimo, perché mi sono riuscito a beccare due ciurli in un solo manico. Ok. Sempre molto romantico tutto ciò. Apprezzo tantissimo i suoi pensieri. Magari per Natale anche lei un cesto d'acciughe. Lasciate perdere quei fessi. Aio.
Ma io avevo schiacciato per fare così. E così, e così. Mi sono invocato a una festa in cui odio tutti. Vai così. Là. È sempre un bel ciurlare quello che avviene nel manico. Ascolti, facciamo che ce ne diamo una ragione così. C'è una sorta di guerriglia urbana. Facciamo che diventiamo cattivi come delle persone orribili. Guardi, ascolti anche lei, però. Poi, quanti ne mancano ancora? Cioè, sono la metà di mille. O la metà di Miller. Queste bande criminali non restano mai a corto di uomini. E soprattutto di munizioni. Quante cazzarola ce ne hanno? Yuri, tutto bene. Eliminazione confermata. Confermata, procediamo. Muoviti. Sì, sto bene. Sì. In realtà di come sta il povero Spider gliene fregavi niente nessuno. L'unico a cui gliene fregava qualcosa della nostra salute era il pizzaiolo. Tra voi. Io vi do giusto una mano, ok? Nuovi sgherri di Maggia, nuovi sgherri di Hammerhead, stessa devastazione. Sono cose romantiche che succedono solo veramente nelle avventure più becere. Ok. Scusi anche lei, ma non per sfiducia. Guarda quanto è bello questo e quanto è bello quello. C'è del parpasello in voi. Io credo in voi. Ehi, potrei continuare tutto il giorno, anche se preferirei di no. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Vai così, quanto sei ofiuco. Oddio, ti odio. Grazie. Grazie, vi voglio bene, anche se non è vero. Che odio quando pensi di essere arrivato con la... ce la posso fare con l'attacco speciale carico, in realtà no. Non è così. Scusi, mi dia solo un secondo che... Vediamo se riesco a... ascolti, lei veramente ha scassato la Waller, il belino e tutto ciò che ne consegue. Ti schiaccio come un insetto sul parabrezza. Sì. La smettiamo con queste battute? Ok. Se non sa che avete preso in prestito i suoi scudi. Sì. Ah, già fatto? Così? Ti gonfieremo. In giro si vedono anche scudi più belli. Sì. Oh, no! Oh, Gesù. Una battle royale. Ok. Ok, vai così. È quasi fico quando ce la fai, quasi, eh. Liscio come previsto. Sì, ora posso raggiungere Yuri. Ho i gomiti sudati. Ho anche i gormiti sudati. Whee! Dove stai? Yuri?
signorina Yuri Watanabe, do cazzo, dopuccio di secchio all'ingresso. Ah, lì, ok. Comodo, no? Ok, qui? No. Houston, abbiamo un problema. Ah, ecco. Per un attimo avevo sperato che fossero finite le scorrazzate. Yuri, fuori è tutto sotto controllo. Lì come va? Ovvio. Non mi riceve. Forse è nel seminterrato. Meglio andare a cercarla. Un minimo sarà nella pupu. Spider pork. Carino qui. Inquietante al punto giusto. Sì. Di sicuro niente fantasmi. Attacco Yuri sorpresa. Sa come muoversi, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Devo trovarla immediatamente. Sì. Ok. Logicamente a noi ci puzza tantissimo sta cosa, vero? Spero che non salti fuori un fantasma dal bagno. Ma ne farei a meno. Potrebbe essere veramente una situazione del cacchio. L'ex manicomio abbandonato, tutte quelle cose fighe, fighissime. Ok. Bella atmosfera da Resident Evil proprio, guarda. Non tutti i vecchi sanatori sono infestati dai fantasmi dei pazienti sottoposti a tortura. Ma questo scommetto di sì. Ok. Sento dei rumori veramente poco confortanti. Pensano di poter entrare. Sì. Sembra la base operativa di Hammerhead. Ma lui non c'è. E neanche Yuri. Ma non c'è nessuno in realtà. Sono tutti semi morti. Si stavano giocando i quartieri. A poco. Per stabilire le nuove gerarchie dopo la caduta delle altre bande. Giusto. Beh, tanti auguri. I newyorkesi sono allergici agli ordini. Ma c'era altra roba lì? No, solo qui. Gli altri padrini. Raffinato. Don Cicero, Big C, lurido come avvocato e persino peggiore come essere umano. Don Mauchio è famoso per la sua creatività. C'è una faccina rassicurante. Don Costa ha rovinato decine di famiglie innocenti. Sobrio. Meriterebbe una lezione. Don Fortunato, il vero boss del Maggia. Pare che suo figlio voglia lasciare la banda. Cioè, state cercando di dirmi che queste cose la riprendono un po' come Carmine Falcone in Gotham? Cioè, è proprio vero che... Allora, uno può schierarsi come vuole, e, diciamo, uno può preferire Marvel a DC, può fare ciascuno quel cribbio che gli pare, a me non me ne può fregare di meno, se devo essere sincero. Però è proprio vero che tutti ciulano da tutti, Non c'è veramente ritegno alcuno. Allora, serve una scorciatoia. Sì, sto cercando di scandagliare dello scandaglifero, perché sono senza la mappa. Deve qui esserci un condotto dell'aria. Sì, ci dovrebbe essere. Allora, me lo segna di là, perfetto. Grazie, perché quando ce l'ho sotto non me lo suggerivi. Che il gioco ti lascia quei 5 secondi per arrivarci da solo, Non importa. Poliziotti ovunque. E c'è anche il ragno. Sì. E noi li facciamo fuori. Ammazziamoli tutti. Sai cosa c'è nella stanza? No. No, ci tengo alla pelle. Perfetto. Siamo qui solo di guardia. Vuoi fare la pelle di Dino? Devo togliere di mezzo questo rompiscatole. Ammerdi ha quasi staccato un orecchio con la testa e tutto. Già, quindi smettila di fare domande. Sì, ok, ho capito. Ok. Mi fa piacere che tu abbia capito. Allora. Come si chiama? Non si parla durante le infiltrazioni. Niente in confronto a quello che ti farà in campo. Sì. Bellissimo, vero? Mm-hmm.
Beh, c'è sempre una scena vena di romanticismo in tutto ciò. E anche questa è fatta. Mm-hmm. Ora perché Ammered ha lasciato qui di guardia i suoi sgherri? Non lo sapremo mai. Io so che devo andare praticamente alle mie spalle, Ok. Ah, sarei volentieri cascato di sotto, era più divertente. Tecnologia Sable. Ma cos'è tutto il resto? E com'è finito nelle mani di Ammered? Non lo sapremo mai. Ah, non possiamo correre. Ci sono troppe attrezzature per le dirette video. Scruble non approverebbe. Questa gli rubano il mestiere. Cos'è? E mi sembra troppo professionale per Ammered. Basta così? Non possiamo ispezionare altro? No. Telecamere. Mi aiuteranno a trovare Yuri. Devo entrare lì dentro. Va bene. Adesso entrerei lì dentro. Bellissimo che praticamente ti tolgono la possibilità di usare le porte normali, però ti mettono le porte. Vabbè. Andiamo, Yuri. Io sono un gentiluomo. Prima di entrare, busso sempre alla porta. No. Sì. Ma voi vi siete infiltrati come serpi. Tanto sorseggio un goccino d'acqua, se non vi dispiace. È il problema dei poliziotti di oggi. Nessun rispetto. Ma è comodissima una placca d'acciaio nel cervelletto. Vigliacco! Certo, ai tempi avevamo il vostro rispetto. Era un gioco di ritorsioni. A ciascuno il suo ruolo. Questo lo salviamo. Ci temevate. No. Era quello con l'orologio di Spider-Man. Ma ora... ora pensate di poter vincere senza sforzo! Sì. Invece deve tornare la paura. Quanto sei kung fu! Getta l'arma! Mani dietro la testa! E se rifiutassi? Capitano, mi dispiace. Arma a terra! Ecco. È questa la paura. Ora, capitano, ora! Perfetto, siamo arrivati al momento giusto. Fighissimo, con l'effetto fumettoso. Ma al buio è un casino. Capito, ma Ammered cos'è fatto di plutonio? Non l'ho capito. Yuri, Yuri, dove sei? Ci serviva il costumino, quello che si vede al buio. È vivo? È vivo. Non possono morire sempre tutti. Cribbio! Ma quale tragedia! Un filo di ottimismo! Una ragnatela di ottimismo! Lo so, sono troppo speranzoso, ma qua si vive di tragedie. Scostumati! No, il costume senza costume ce l'avevo io. Oddio, sarebbe stato bellissimo avere adesso il sacchetto di carta sulla testa, cioè una scena idiota. Yuri. Aspetta. Abbiamo guadagnato il trofeo Grilletti Caldi, che detto così. Cos'è sta...
Urca, questo è fico. Fra l'altro avevo notato che questo è l'unico costume a non avere il ragno davanti. E oltretutto, bellissimi polsini, il ragno dietro è a testa in giù. Mentre gli altri sono quantomeno neutri, decifrabili o a testa in su, questo ha la testa in giù. C'è un motivo, me lo sapete spiegare? Sono curioso, lo so, Allora, no, anche quello punk non aveva il ragno davanti. Anche se in realtà il disegno sul costume... devo essere sincero, quello punk mi piace di più, non voglio spoilerarmi gli altri due costumi nuovi, ma questo è fico. Questo è fico. Devo solo cambiare il potere costume, che così mi è abbastanza inutile. Metterei quello che migliora la concentrazione. Che era questo? Forse è la migliore, ora come ora. Questo sicura è veramente fico. Bene. Sì, ho solo bisogno di rimettermi in sesto. Lascia fare a me. Posso trovare Hammered e scoprire cosa ha in mente. Tu pensa a riprenderti. Sì, sarebbe l'ideale. Devo chiamare le famiglie degli agenti e avvisarle. Ma non tagliarmi fuori. Se scopri qualcosa, voglio essere messa al corrente. Promesso. Lo fermeremo, Yuri. Basta. Deve pagare per i suoi crimini. Come cambiano le persone? Hammered ha colpito nel vivo. Non può continuare a seminare il caos. No. Ho sentito che i suoi uomini bazzicano spesso il bar senza nome. È un buon posto per iniziare la caccia. Bar senza nome? Che cavolo vi buttate a terra? Sei proprio tu? No, non sono io. Non dare ascolto. Ho solo un'armatura figa. Allora, è dall'altra parte, aspetta, fermo, Scusi, approfitto, perché io non so se salutare queste persone. No, mia madre sarebbe mortificata. Piacere di conoscerti, ok? Ok. Danno 5 punti esperienza questi saluti, ma non so se rientrino nella categoria di quelle cose da fare assolutamente perché ne valga la pena, perché elargiscono tanti punti. Altro giorno, altro inestimabile monumento di New York distrutto da Spider-Man, il prodigioso arrampicabole. Mamma mia, quanto rompi le palle, però. Il sanatorio di Harlem era nelle migliori condizioni? No! I dottori di un tempo hanno commesso orribili atrocità sui pazienti? Probabilmente! Ma questo dà forse il diritto ai giustiziari in spandex di saltare. Guarda, veramente ti taglio fuori perché hai stracciato i tre quarti del belino, E il Belize, tutto insieme. Vediamo un pochino loro cosa ci guidano a fare. Parola d'ordine, fammi entrare, idiota! Niente male. Ci ho lavorato parecchio. Il bar senza nome. La bettola bazzicata dai peggiori criminali di New York. L'ultima volta che sono stato qui, la rissa è durata quasi tutto il weekend del Labor Day. Ammazza. Ora ho te, mio piccolo adorabile amico. Qualcuno qui deve sapere cosa ha in mente Hammered. Potrei mettermi a origliare le loro conversazioni. Niente armi, risse o poteri, eh? Forse è pretendere troppo da questi clienti. Ok. Sì, ma io non voglio lasciarti. Mi spiace, ma le regole sono queste. Le armi devono restare qui. Ok, ma io non voglio. Capisco perfettamente. Tuttavia il bar non accetta clienti. Ma io non voglio. Quindi? Posso entrare? Spider-Bot, serve il tuo... Scusa tutto fare del Mazza che dovrà ripararla. C'è troppo brusio. Dovrei filtrare le ricerche per le parole chiave Mazza e Hammered. Devo isolare le loro onde vocali. Vai. Oh, ci è mancata sta cosa, Ok. Dai. Bene.
Vediamo cosa hanno da dire questi distinti gentiluomini. Finalmente siamo liberi dal Magia. Ammered è il futuro di questa città. Non ti sembra tutto troppo strano? Cosa? Beh, quello che sta facendo a se stesso. Il progetto Olympus. Non è naturale. Perché? Il tuo tatuaggio è naturale? Dai, è diverso. Ok. Non vorrei sbilanciarmi, sì, ma ho l'impressione che qui i laureati si contino sulle dita di una mano. Allora, non dobbiamo scansionare altro intanto. Ok. Quasi differente, quasi differente, quasi divertente fare i trogoli. Wow. Wow. Ah, non possiamo scendere da dove vogliamo, eh. Ok. Sì. Cerchiamo di non farci beccare. Questi attraversano la stanza più o meno a sorpresa. Aspettiamo che qualcuno esca dalla cucina o... No, non abbiamo una via d'uscita da qua. Beh. Di qua non possiamo passare. Che cazzarola è l'uscita qua? Ah, da dove escono i piatti, certo. Cioè, ti vedi una partita? No, no, gioco io. Che bravo. Guarda. Giuro su mia madre, vinciamo sempre. Comunque qui ci sono. Pronto il moncherino insanguinato? A chi va? Peccato che lei ha tenuto i pantaloni, io lo so. Oops. Niente lì, Spider-Bot. Vedo gente sobria. Vorrei giocare a freccette, posso? È tempo di infiltrazione. Qualcuno di questi tizi deve conoscere i piani di Ammered. Qual è il gruppo che sembra più losco? Questo. Possiamo isolare di nuovo la conversazione. È da pazzi. Tutti i padrini del Magia nello stesso posto. Quei babbei si credono al sicuro. Ma il capo gliela farà vedere. Dopo averli fatti fuori, sarà lui a guidare il Magia. Stupidi padrini. Se Ammered elimina i padrini, prenderà il controllo del Magia. Lasciamoglielo fare. Prima di lui. Però che nome del forse cacchio Magia, dove si nascondono. È un acronimo di qualcosa? Vuol dire qualcos'altro? Allora, raccoglie informazioni. Vediamo se riusciamo a tagliar corto in mezzo alle balle di questi due. No. Devo isolare le loro onde vocali. Sì, l'abbiamo capito. What's gonna worse? It's gonna worse. It's gonna worse. No joke, no no. Senti, per l'attacco ai padrini, dove ci troviamo? Ti hanno dato istruzioni? No, ma quello nuovo dice di saperlo. L'ha sentito personalmente da Ammered. Perché l'ultimo arrivato è più aggiornato di noi? Io gli spacco i denti. Spero proprio che il novellino sappia dove sono i padrini. Forza, novellino, credo in te. Ok. Devo isolare i loro timbri vocali. Di nuovo, sì. Magari non c'è bisogno che me lo ricordi ogni volta. Giravoce che sai dove siano i padrini. Parla piano. È solo che... No, non lo so. E dai, novellino. Visto? Ci avrei scommesso. Aspetta, però so chi lo sa. Vinny e Gino. Sono sul retro. E non vogliono dirlo a nessuno. Sai che novità? Vinny e Gino sanno sempre tutto. Non dare aria alla bocca, novellino. Vinny e Gino, eh? Devo arrivare sul retro e scoprire cosa sanno. Ok, dov'è il retro? La porta vicino al flipper da sul retro. Devo solo aprirla. Qui è tutto in malora. Dino! Dammi un crudino! No, Dino! Dino, Gino! Scusate, permesso?
Un altro fusibile. Che succede lì dentro? Ci sono Vinnie e Gino all'opera. Le attività di Hammerhead. Devo dare un'occhiata a quella mappa. Tra la distilleria e l'autofficina, Hammerhead stamperà soldi per anni. Esatto. Ok. Una volta finito qui, devo chiamare MJ. Conoscere queste basi per i suoi articoli sulle attività criminali. Andremo a dare una ripulita pure a quello. Gli spaccheremo il cervelletto. Logicamente, solito discorso, ragazzuoli. Le farò magari off screen, perché bene o male la dinamica presumo sia uguale per tutte. Magari una la faremo per vedere se c'è differenza. Ok, forza. Devo trovare Vinnie e Gino per scoprire dove sono nascosti i padrini. Ok. Presumo di dover entrare lì. Allora, qui. Ho un problema. Spara. Io bevo questa birra, anche se fa schifo. Una tortura. Poi devo pisciare, giusto? Sì. Hai sentito questa storia del progetto Olympus? Già, e non mi piace. Invece è interessante. Rischia di farci ammazzare. Progetto Olympus? Perché ne parlano tutti qui? Non lo so. Ma perché di là mi segnala quella cosa? È proprio così che immaginavo la mia vita da supereroe. Sì. Dopo questa storia dovrò disinfettare lo Spider-Bot. O chiuderlo in un'autoclave. O farlo esplodere. Vabbè, beh, una cosa non esclude l'altra, Quindi. Ma c'è un passaggio da questa parte? Sì. Perché era abbastanza ovvio che vi fosse un senso. Non sono Vinnie e Gino. Ok, allora dobbiamo circunnavigare Vinnie la stanza. Vinnie e Gino, presumo. No. Quei due conoscono i piani di Hammerhead. Devono esserci degli appunti sul tavolo. È una postazione difendibile. Certo, dall'esterno. I padrini del Magia non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Avranno una Forse bella quegli appunti sorpresa. Mi porteranno ai padrini. Devo distrarre il dinamico duo. Radio AM. Vintage. Cavolo. E uno è andato. Sotto con l'altro. Ok. Come una festa di compleanno, ma... Eccoci qua. Come il primo giorno di scuola. Ma più triste. Meglio la tua. Potrei giocare con le luci. Devo distrarre. Stiamo scherzando. È la mia occasione. Qui c'è una scatola eclettica. Elettrica, magari. È quello che ho detto. Hai detto eclettica, sì. Come mia zia con i suoi cani infiocchettati. I padrini sono nascosti all'Auerbach Theater. Devo raggiungerli prima di Hammerhead. Ottimo lavoro, Spider-Bot. Ora resta nascosto, torno a prenderti dopo, con qualche litro di candeggina. Va bene. Ah, non ci dà una via d'uscita. Perfetto. Allora, aspetta. Dai. Hey MJ, sono Peter. Sì, Peter, il tuo numero in rubrica. Non devi dirmelo ogni volta. Giusto, ovvio. Ascolta, so che sei al lavoro su quel pezzo sul Magia. Sì. Ho qualcosa che potrebbe tornarti utile. Sì. Ho localizzato 4 attività di Hammerhead. E scommetto che non c'è niente di legale sotto. Perfetto. Con quali soldi pensi di scommettere? Ma presto il pensiero, mi ci la dico subito. Va bene. Posso occuparmi io della parte noiosa? Ti tengo informata, ok? Saresti un tesoro, sono con l'acqua alla gola. Ci sentiamo presto. Allora, vediamo un altro distributore di giornali. Il problema è che quando piove così non ci vedo una mazza quei colori. Chiedo scusa! Va tutto bene. A tutte le unità, servono rinforzi per il trasporto di un testimone informato su Hammerhead. Rispondete. Qualcuno che... Dov'è? Qui? Testimoni. Ok, perfetto. Allora andremo qui. Di testimoniare contro Però... Hammerhead. Devo assolutamente proteggerlo. Voglio andarci tramite... la strada. Ok, perché questo sblocca cose in base agli eventi. Noi in teoria dovevamo cominciare molto prima a leggere i giornali. Poi è bellissimo perché questa città è enorme, questa New York è stupendamente grande, però
abbiamo sempre il discorso che ci siamo passati talmente tante volte, è un po' come le varie Vice City e Miami dei GTA, no? Che arrivi una certa che le conosci come le tue tasche. Hey Peter, ce l'hai un minuto? No. Come butta? Sai com'è? Il solito. Cose da uomini... ragno. Che c'è? Volevo ringraziarti di nuovo per la prima lezione. Cioè, speravo in un pochino di azioni in più, ma ora sono tipo cintura nera di roba nuova. Questa faccenda è assurda. Eh? Sì, finché nessuno ti spara è una discreta figata. Concordo. E a quando la prossima lezione? Mai. Non lo so, ma c'è un periodo... Ascolta, ho preso l'abitudine di finire i compiti in anticipo. Ho sistemato tutte le faccende di casa e non ho più schiacciato su nessun idiota a basket, lo giuro. Sì, no, è grandioso, Miles. Stai andando benissimo. Ti avviso quando mi libero, ok? Ok. Mm-hmm. Certo, splendido. Grazie, Peter. Ho creato un mostro. Sì. Si va giù? Yuhu! Giù per il tubo! Formaggia e altre cose che vabbè. Da noi fra l'altro formaggia sono non so se anche dalle vostre parti, ma formaggia è un cognome tipico di quelli che gestiscono il Luna Park, così tanto per dirvelo. Sono Harlem, al luogo segnato sulla mappa trovata nel bar senza nome. Si direbbe un'officina. Mm-hmm. Ah certo, ma in nessuna attività losca si è svolta in un'officina del Maggia. Vedi se riesci a scoprire cosa sta tramando Ammeret. Mm-hmm. Proprio quello che avevo in mente, ti aggiorno. Folgora 10 nemici contemporaneamente è un suicidio. Zitto, amico. Sul lavoro non parliamo di queste cose. Se ti dice che è robot, da per resuscitare i morti, non lo so. Ah, ma per favore, non è nello stile della Sable. Uh-huh. Incredibile, quanti cambiamenti ha portato. È tutto diverso. Va bene. Devono cambiarsi le mutande per la paura. Non la batte una santosa di terrore. Bene. Se riesco a liberarmi anche dell'altro cecchino, resta la cosa migliore. Sì, ci ripuliva tutte le auto impiegate nei colpi. Ok, dovrei potercela fare, eh. A volte anche sangue e pezzi di cervello. Vabbè, fa niente, non mi interessa. Il giorno che ho scelto, sentirai molto male. Sì, mi fa davvero piacerissimo. Non sapete quanto mi fa piacere. Ok. Uno, due. Qua ne abbiamo troppo pochi. Spider-Man, togliamo il cemento. Gente, serve aiuto? Le auto non sono il mio forte, ma imparo in fretta. Ok. Vediamo. Folgorarne 10 in un colpo solo sarà un casino micidiale, però ci si può sempre provare. Invidia, eh? Il capo vi paga per coltrire i dati. No, non credo che già il capo che ce l'abbia. In un'officina non è appropriato. Dove sono le vostre scarpe antinfortunistiche? Questi è meglio farli fuori prima di subito. Uh-huh.
c'è qualcuno che vuole delle musce balorde. Io. Grazie, gentilissimo. Chiunque si spauta, venga qui, para! Vi chiedevo, che tipo di benefit vi garantisce, Ammeret? Mensa pagata? Gite collettive per fare gruppo? Può essere. Oh, Gesù, no, No. Ehi, Vince, stavo buttando giù qualche riga. Hai scoperto altro in giro? Mi aspettavo un'officina clandestina, ma temo ci sia tutto di peggio. Trasporto illegale di tecnologie rubate alla Sable. Immaginavo. Mi faccio vivo al più presto. Grande. Vai così. Ok. Grazie. Ci tenevo tantissimo. Grazie. Non speravo di morire così, come un moribondo morituro, immaturo e putolento e... Questi sono più tosti. Sono più tosti perché hanno appunto più variabili. Devo rieliminare furtivamente tutti, fico, eh. Salvetti dice che è robot sta per risuscitare i morti. Ma per favore, non è nello stile della. Ok. Però aspetto un attimo. Mi sa che ok, forse questo può essere. No, Ciccio, non ci provare minimamente. Questo, grazie. Allora, questo pericolo. Quello è sicuro. Hai ragione perfettamente. Allora. Chi gestiva questo posto? Silvermane? Mauchio? Silvermane, già. Sì. Si puliva tutte le auto impiegate nei colpi. Viva? Cioè? Sì. A volte anche solito discorso. Di insomma, le rimetteva a nuovo. Non era meglio bruciarle? Beh, non sarebbe stato ecologico. L'altro cecchino era quello più sensato, vero? No? Ma parliamo della malavita, sai? Essere un criminale non ti autorizza. Vai. Sempre bello quando puoi beccarti dei punti bonus, eh. Di grazia. Pericolo sicuro, pericolo sicuro, deciditi, pericolo sicuro. Ah, c'è sempre quello. E beh, chiappalo così. Perfetto. Allora facciamo così. Vabbè, poco importa. Ah, siamo riusciti ad assicurarci il fatto che stesse male a prescindere. Ok. Vediamo un pochino. Se riesco a raggrupparli tutti di qui. Se riescono a salire tutti di qui, salgono, arrivano, vengono, ci hanno notati. No, eccoli. Stanno arrivando. Vai così. Spider-Man, togliamolo di mezzo! Vedi a te, serve aiuto? Le auto non sono il mio forte, ma imparo in fretta!
Ok. Ok. Grazie, ho apprezzato tantissimo il pensiero. Vediamo. Ah, ok. Benissimo, mi fa tantissimo piacere. Avrei fatto volentieri a meno di inimicarmi il ciccione grosso, ma voi direte perché ci si può inimicare anche i ciccioni piccoli? Alle volte, ma mica sempre, Tornate giù, grazie. No, non voglio soffrire. Fichissima sta cosa. Dai, accerchiatemi. Ti spedisco sotto terra. Giacca e cravatta in un'officina. Non è appropriato. Dove sono le vostre scarpe antinfortunistiche? Perfetto. Ok. Sto già sentendo parecchio maluccio, Vi ringrazio tantissimo per il pensiero, ma... Grazie, ti ringrazio tantissimo perché ne avevo veramente di bisogno. Grazie. Benissimo. Tutto per... Grazie a un bidone stupendo che ha deciso di mettersi lì a istruirmi la vita per sempre. Avevo selezionato proprio l'attacco più meraviglioso del mondo, ma non si capisce niente. Mi chiedevo che tipo di benefit vi garantisce Ammeret. Messa pagata? Gite collettive per fare gruppo? Cioè, scusami, gli sono andato addosso a capofitto, sprumba tutto per dargli le botte musse, per fargli del male, causargli del patimento fisico. Invece no, le ho buscate io, proprio dritte nel saccoccino. Ma porca miseria. Dai, vabbè. Ci riprovo ancora una voltina, ma la vedo abbastanza gramigna. Sì. Ora tutti devono cambiarsi le mutande per la paura. Vai così. Là. Sì. Vai così. Dove era l'altro? Ci ripuliva tutte le auto impiegate nei tuoi. Ripuliva? Cioè? L'altro passava di qui delle volte. Insomma, lo rimetteva nuovo. Eccolo là. Meglio bruciarle. Non sarebbe stato ecologico. No. Luci, riusa e ricicla. Vai. Ma parliamo della malattia. Sì, sì. Vediamo se ce la facciamo, ragazzuoli, perché giustamente siamo un po' anche in là coi tempi, ma... Da quella parte è il raggio! In aria! Ok, me le sono andate a cercare, con gioia. Ok. Meno.
vabbè, diciamo a tirare botte a destra manca. Se stiamo in spazi ristretti dovremmo avere in teoria vita più facile. Toglietelo di mezzo! E gente, serve aiuto? Le auto non sono il mio forte, ma imparo in fretta. Ok. Ti ho beccato! Ah, tu sei stato più furbo del tuo socio. Bravo! Guarda, tu idiota! Vuoi soffrire? No, non ci tengo particolarmente, perlomeno. Fico, vero? Sono bloccato. Benissimo, mi fa tantissimo piacere che tu sia bloccato. Magari nel traffico. Ok. Lo so, ci tengo. Ci tengo le volte a fare queste cose un po' bisbacche. Sciacca e cravatta in un'officina. Non è appropriato. Dove sono le vostre scarpe antinfortunistiche? È una storia lunga, Spidey. Ok, vai così. Vai così. Benissimo. Aio. Benissimo. Ok. So che è apprezzato. Penso che se perdevi le braghe era peggio. Chiunque sia in pausa, venga qui! Ora! Mi chiedevo, che tipo di benefit vi garantisce Ammeret? Cose. Vite collettive per fare gruppo? Cose infilate in posti. Credimi, ma non è mai il momento giusto per i tuoi discorsi. Aspettavo un'officina clandestina, ma temo ci sia sotto di peggio. Trasporto illegale di tecnologie rubate alla Sable. Immaginavo. Mi faccio vivo al più presto. Aia. Queste cose fanno un male cane. Ok. Avrei evitato volentierissimo. Ok. Sono mazzate, mazzate e spupazzate. Sento quei bei rumorini che piacciono a me, quelli di Gatling Gun. Non ce la faremo mai a ottenere quello. Ecco. State sereni, amici. Ammeret non potrà rompervi il cranio con il suo cranio in prigione. Promesso. Va bene. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare. Voilà. Va bene, Luciadore. Se volete sapere come andrà a finire, ci vediamo nel prossimo fantasticissimo episodio. Ecco. Credo che non finirà mai sta cosa. Ecco, va bene. Luciadores, io mi sono fatto prendere troppo dagli entusiasmi. Non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai, ho 30 secondi per chiudere il video. E credo che morirò qua. Morirò con tanta gioia. È stato bello, è stato bellissimo, fantastico. Boom, dai, fatemi fuori e non parliamone più. Noi ci vediamo nel prossimo fantasticissimo video. Tenterò di ripulire questo luogo in un altro momento. Dai, è brutto, ma finisce così. Con un ragno morto. Alla prossima, Sig.